bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi mi preparo con voi, il mio primo mi preparo con voi, uno scioglilingua. E niente, spero che possa piacervi, è un look molto natural. E sulle labbra vi ho dato anche questa volta due scelte, perché questa cosa mi piace tanto, ve lo dico anche nel video, quindi mi vedete farla spesso. Allora, cominciamo subito con una base cremosa. Questo è il Paint Pot della MAC nella colorazione Let's Skate. Allora, lo prendiamo con il polpastrello, riscaldiamo un po' il prodotto con il dito e poi andiamo a stenderla. Dopo aver steso la base cremosa, che illumina subito lo sguardo e lo rende molto aperto, vado a prendere dei colori in polvere. In questo caso utilizzo la mia palette della MUA e ha delle colorazioni, come potete vedere, molto molto naturali, tutte matte e qualcuna luminosa sui toni del rosa o comunque dell'oro, argento, champagne, questi colori qui. E vado a prendere questo colore, questo qui, che si chiama Refine, che è un colore molto neutro, molto bello, e lo vado a stendere nella piega dell'occhio con un pennello da sfumatura. Io vado ad utilizzare il Teal Blending della Neve Cosmetics. Dopo aver intensificato la piega dell'occhio, vado a prendere invece il colore immediatamente successivo a quello che ho appena utilizzato, che è questo, il color Entrance, che è questo qui, con un pennello invece più piccolino, questo qui che utilizzo sempre, un po' più di precisione, il 231 della Zoeva, questo, e lo applico nell'angolo esterno dell'occhio. Subito dopo, sempre con lo stesso pennellino, vado a prendere un colore un po' più scuro e cambio palette e prendo questa qui, sempre della MUA, però con delle colorazioni un po' più sui toni della terra, mentre quella di prima virava sui rosa. Prendo questo colore che si chiama Obsessed ed è leggermente brillantinato, leggermente satinato, però comunque sull'occhio non si vede tanto. Lo utilizzo per andare ad intensificare maggiormente l'angolo esterno, perché col colore di primo ho creato una leggera sfumatura, una leggera ombreggiatura. Lavoro solo sulla parte esterna, quindi solo sull'angolo esterno dell'occhio, e poi per sfumare utilizzo un pennello sempre da sfumatura più grande, il 217 di MAC. Resa più omogenea la sfumatura, vado a prendere invece un prodotto per illuminare l'angolo interno dell'occhio. Di solito utilizzo dei pigmenti pressati oppure delle cialdine molto, molto brillanti. In questo caso voglio andare ad utilizzare un prodotto molto particolare, molto bello. Queste sono di una vecchia collezione di Kiko, mi sembra natalizia, e sono veramente molto belle perché sono a base d'acqua e contiene all'interno tutti questi glitter. Quando viene applicata, poi la base liquida appunto evapora e restano questi brillantini molto molto presenti. Allora la vado a sbattere prima di utilizzarla. E poi, questa ha proprio il contagocce, quindi è facilissima da prelevare. La prelevo e ne vado a mettere un po' sulla mano, dopodiché la prendo direttamente con il dito e la posiziono dove voglio andare ad illuminare. L'effetto che mi danno è veramente molto bello, è molto luminoso e mi piace tantissimo. Adesso, siccome il trucco voglio farlo restare comunque abbastanza naturale e soft sugli occhi, decido di non utilizzare l'eyeliner o comunque un tratto molto definito per valorizzare la rima ciliare, ma utilizzo un ombretto, sempre un ombretto, con questo pennellino qui, che è piatto e sottile, e vado a prendere il nero dalla palettina, dall'Elysium Palette, quella lì che vi ho mostrato all'inizio, e con dei piccoli tratti vado a definire la rima superiore delle ciglia. Fatto questo, vado a prendere un po' di colore e a portarlo a mo' di eyeliner verso l'esterno per allungare l'occhio.
in questo modo, e poi con il pennellino piccolo da sfumatura vado a sfumare. Definisco sempre con lo stesso pennellino anche la rima ciliare inferiore. E sfumo ancora. Adesso vado a piegare le ciglia. Piegate le ciglia, vado a mettere il mascara sia sopra che sotto e utilizzo il False Lash Wings Waterproof della L'Oreal. Applicato il mascara, vado a pettinare le sopracciglia e a definirle con la matita. Ora vado a prendere il colore più chiaro della palette, che è questo, che si chiama Air, e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare, come sempre, per andare ad illuminarla. Riprendo anche un po' del tema luminoso e quindi, oltre ad utilizzare questo colore per illuminare che è matte, prendo anche un po' di questo rosa molto chiaro, e lo applico soltanto nella parte più alta verso l'esterno sotto la sopracciglia. Adesso passiamo a correggere le occhiaie e, sempre con il mio pennellino piccolo da precisione della Real Techniques, adesso passiamo a correggere le occhiaie. Con questo pennellino piccolo da precisione, come sempre, raggiungiamo le parti più nascoste. E poi, prima di andare a sfumare, aggiungo anche il mio Nabla 1.0, miscelato con un po' di Bella Sveglia di Neve. Essendo quello di Nabla un po' più cremoso, un po' più denso, questo invece di Neve è più liquida come soluzione, quindi applicati insieme mi piacciono molto, perché mentre uno da solo, questo qui di Neve, vado soltanto leggermente proprio a rendere l'occhiaia più fresca e meno pesante, insieme all'altro veramente fa un bell'effetto, quindi vado a sfumare tutti i correttori insieme. Prima li tampono e poi vado a sfumare. Adesso vado ancora di più ad aprire lo sguardo e utilizzo, in questo caso, proprio la matita che esce dalla palette, ed è una matita divisa in due metà. Una è l'eyeliner, diciamo, la parte nera, la parte eyeliner, mentre l'altra è la parte highlighter, quindi questa matita color carne. Coloro solo il centro e l'altra metà, quindi la parte nera, la vado ad utilizzare invece solo nella parte finale dell'occhio per rendere lo sguardo un po' più sensuale. Adesso, ragazze, che ho concluso il make-up degli occhi, vado a prendere il mio pennello della Real Techniques, il Foundation Brush, e vado ad applicare il fondotinta Le Fond de Teint dell'Avril. Ora vado a coprire con un pennellino più piccolo da precisione, Taylor Brush, direttamente sulle imperfezioni più visibili, su queste macchiette che ho sul viso. Lo picchietto leggermente, poi lo vado a sfumare con il mio pennello Deluxe Crease Brush. Vado direttamente con la cipria tamponandola sul dito e portando il prodotto proprio a fissare la copertura dell'imperfezione. E successivamente prendo il pennello grande da cipria e incipro tutto il viso. Applicata la cipria, vado a prendere il pennello della Real Techniques, il Blush Brush, e faccio una miscela del blush del Benecos, il Sassy Salmon, questo qui, e poi prendo anche un po' di terra direttamente con lo stesso pennello, quindi creo una sfumatura tridimensionale direttamente con lo stesso pennello.
prendo nella parte bassa del pennello la terra e sopra il blush, quindi con un'unica mossa vado a scolpire lo zigomo. Applicati blush e terra in un'unica mossa, passo leggermente ad illuminare la parte alta dello zigomo e oggi voglio provare una novità, una cosa che non ho mai provato. Voglio utilizzare questa meravigliosa matita di neve, la pastello Gioia. È veramente stupenda, io ve la consiglio perché ha un tratto definito, né troppo morbida né troppo dura, ed è una colorazione stupenda, è un color champagne che vira nel rosa antico, e ha questi glitter molto presenti. Di solito nelle matite i glitter si perdono un po', invece qui sono presentissimi, sono veramente bellissimi. Quindi vado a prendere questo colore e vado leggermente a fare qualche tratto nella parte alta dello zigomo e poi con il dito mi aiuto a sfumarla. Mi ha dato una bella luminosità. La consiglio in generale per utilizzarla sugli occhi, perché la utilizzo per illuminare l'angolo interno, comunque anche un po' per se voglio fare un trucco un po' più luminoso, glitterato, la vado ad utilizzare proprio come matita per definire la rimacigliare. Comunque ve la straconsiglio, mi piace tantissimo l'effetto che mi ha dato. Terminato il viso vado a prendere un bel rossetto per le labbra e oggi utilizzo Ombre Rose della Nabla, una colorazione bellissima, fa parte sempre dei Diva Crime, è un nude ma comunque non troppo spento, comunque si vede che avete il rossetto sulle labbra, riprende quasi il colore proprio delle labbra. Adesso lo vado ad applicare direttamente dallo stick perché è facilissimo, proprio per la formulazione è veramente facile da applicare. Ho steso Ombre Rose e mi dà questo effetto molto molto fresco da giorno, veramente bello, e ho deciso di farvi vedere anche un altro rossetto, visto che il fatto di dare due scelte per le labbra mi piace tanto vederlo nei video degli altri, quindi dico perché no, lo faccio anch'io, magari può interessare, può piacere anche alle ragazze. Quindi vado a prendere questo rossetto che è della marca Collection Professional ed è veramente carino, è un rosa un po' più Barbie, un rosa un po' più candy, che però steso sulle labbra non è molto eccessivo, va un po' più in un colore freddo. Quindi tolgo il mio Ombre Rose e vi faccio vedere il risultato. È questo, è il secondo rossetto. Allora, questo qui come potete vedere mi dà un effetto più truccato sicuramente, mentre quello di prima rendeva il look più naturale, più soft. Questo qui invece è più presente decisamente, però mi piace tanto, anche dal vivo è veramente bello, dà un effetto un po' più bambola, perché anche col trucco soft e delicato sugli occhi veramente mi dà un effetto bambolina, comunque mi piace tanto. Adesso vado a sciogliere i capelli e vi faccio vedere l'effetto appunto del make-up finito, anche un po' più sistemato, perché con questa fascia intensa non è che renda tanto. Allora ragazze, questo è il make-up finito. Io spero che possiate utilizzarlo in qualche occasione, che vi sia piaciuto o che almeno vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere vedere un video di questo genere. Vi saluto e al prossimo video.